Con l'avvento del nazismo, Fromm lasciò la Germania. Era il 1934. Emigrò negli Stati Uniti, dove rimase per lunghi anni. Più tardi si trasferì in Messico. Continuò la sua attività di psicanalista e di ricercatore. Fu docente universitario. Il nazismo e l'esperienza della società industriale americana costituirono altri due momenti determinanti della sua vita. Continuò infatti le sue ricerche su individuo e società, orientandole da allora soprattutto sul rapporto tra l'uomo e l'autorità, sul significato della vita nella società industriale. Professor Fromm, perché l'uomo, come lei ha detto, ha paura della libertà? In einem Buch eigentlich zu erklären versucht, nämlich Escape from Freedom, und auf Deutsch wurde Ho der Titel cercato dann di genannt spiegarlo Die in un Furcht libro, der Freiheit, in Escape from dass Freedom, der in Mensch italiano Fuga zwar dalla libertà. glaubt, er will die L'uomo Freiheit, crede di ma in volere la libertà. Wirklichkeit große In Angst realtà vor ne der ha una grande Freiheit paura. hat. Perché? Und warum? Perché la libertà Weil die l'obbliga Freiheit a prendere ist, decisioni Entscheidungen zu e le treffen. decisioni comportano rischi. E Entscheidungen poi, bringen Risiken quali mit sono i sich. criteri su cui Und può was basare sind le die sue decisioni? Maßstäbe, nach denen er diese Entscheidungen treffen soll? Der Mensch ist ja gewohnt, dass man ihm sagt, was er denken soll. Auch wenn man ihm sagt, dass er das denken soll, was er denkt. Aber er weiß genau, L'uomo è dass abituato che gli dabei si ein dica Trick cosa ist, deve dass pensare, man ganz bestimmte anche Dinge se von gli ihm si dice che deve erwartet essere und veramente andere Dinge convinto nicht di ciò che erwartet. pensa. Und das Ma hängt l'uomo von der sa gesellschaftlichen che questo è Situation un ab. trucco, Er perché soll ci si denken, aspettano da lui cose ben das, was für das determinate. Funktionieren der Ciò dipende dalla bestehenden situazione Gesellschaft sociale. am Deve cioè günstigsten ist. pensare ciò che è più Und utile al soll das funzionamento nicht della denken, società was esistente. Non deve hier pensare schädlich ciò che può essere oder zu dannoso viel o che crea Reibung troppe frizioni. hervorruft. Certo, Er deve soll poter fare un natürlich po' noch di ein critica bisschen Kritik affinché non haben, pensi che non damit er abbia nicht denkt, critiche er da habe fare, keine ma ciò Kritik. deve essere Aber limitato in das modo soll che doch non nur in sia den Grenzen sabbia negli sein, ingranaggi. die keinen Sand in die Maschine werfen. Per questo lei sostiene che l'uomo vuole sottomettersi all'autorità. Ich glaube, weil Angst hat vor der Freiheit, da muss Sì, perché selbst ha seine paura della Entscheidungen libertà, treffen. perché deve decidere lui stesso Das bringt e mit ciò comporta dei rischi, Risiken mit sich. può danneggiarsi, Er kann sich perché Schaden deve assumersi zufügen. tutta la responsabilità. Er trägt die Se ganze invece si Verantwortung, sottomette ad un'autorità, wenn er einer allora può Autorität sperare che sich unterwirft, l'autorità gli dica ciò che è dann giusto fare. hofft er, E ciò die vale tanto più Autorität se wird ihm c'è schon sagen, was un'unica richtig autorità, ist, come è allen spesso il Dingen, caso, wie das che gewöhnlich der decide per Fall tutta la ist. società Wenn die ciò che è Autorität utile dieselbe e ciò che è ist, nocivo. die auch darüber bestimmt, was in dieser Gesellschaft, deren Autorität sie ist, für den Menschen nützlich und schädlich ist. Le difficoltà che incontra l'uomo nel realizzarsi dipendono solo da lui o anche dalla società? Weil sie das gar nicht will. Das Ziel der heutigen Gesellschaft ist nicht die Verwirklichung des Menschen. Das Ziel der heutigen Gesellschaft ist der Profit La des società investierten non lo vuole. Kapitals, Scopo della società d'oggi der non è di realizzare l'uomo. Scopo della psychologischen società è il Bedingungen, profitto del die capitale den investito Menschen e, se si vuole möglichst aggiungere, günstig anche il raggiungimento di möglichst condizioni ungünstig più ist. favorevoli all'uomo, Aber das semmai Ziel der meno heutigen Gesellschaft sfavorevoli. ist ja doch nicht der Ma Mensch. scopo della società Das Ziel der contemporanea heutigen non è Gesellschaft l'uomo, è ist invece il profitto, der non inteso come Profit, avidità, und ma nel zwar senso della massima profitto nicht im economicità del Sinn sistema. der Gier, Il profitto sondern non im è, Sinn come una volta, der
soprattutto l'espressione di uomini avidi, che cioè vogliono guadagnare il più possibile. Ma ve ne sono molti anche oggi. La cosa più importante è che il profitto costituisce il metro del comportamento razionale e giusto. Gierige Menschen, die möglichst viel verdienen wollen, nun, das ist auch nicht so selten, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass der Profit ein Ausweis ist, dass möglichst rational und zweckmäßig gewirtschaftet worden ist und dass damit rational und richtig gewirtschaftet worden ist. Und der Manager, il manager che ha ottenuto un profitto dimostra con ciò di aver lavorato razionalmente, e tanto più alto è il profitto, tanto migliore, tanto più giusto, tanto più razionale è stata la sua attività. Ciò mi fa pensare anche alla razionalità burocratica, una caratteristica della nostra organizzazione sociale. Als eines der Grundschäden für das Leben der Menschen. È uno dei mali più gravi per la vita dell'uomo. Il fenomeno burocratico significa infatti che una classe professionale ben precisa si assume il compito di amministrare e regolare i pensieri degli altri. Per finire, i burocrati diventano i veri potenti, i dirigenti della società. Ma cosa li legittima? Quali capacità hanno se non ottusità, se non l'incapacità di essere vivi, se non la tendenza a incasellare, se non a voler far sempre le stesse cose? Hanno paura del nuovo, del fresco, dell'avventura, di tutto ciò che rende la vita interessante. Vor dem Frischen, vor dem Abenteuer, vor all dem, was das Leben interessant macht. Quali sono allora, secondo lei, i valori fondamentali che dovrebbero guidarci? Ja, da würde ich vorschlagen, die Bibel zu lesen. Vielleicht Karl Marx zu lesen. Vielleicht Thomas Aquinas zu lesen. Aber sicherlich nicht die Bücher, die darüber schreiben, wie man den höchsten Profit erzielt. Ma proporrei di leggere la Bibbia, forse Marx, forse Tommaso d'Aquino, ma certamente non i libri che spiegano come si ottiene il massimo profitto. La domanda fondamentale è infatti: qual è lo scopo della vita? Diventare più umani o produrre di più? Questa è già la distinzione più importante di Marx tra capitale e lavoro. Lavoro è la vita, l'attività viva dell'uomo. Capitale è ciò che si è accumulato nel passato. L'opposizione tra lavoro e capitale non è in definitiva, per Marx, come si intende comunemente, il problema dell'interesse di classe, ma l'opposizione tra la vita e le cose. Chi deve determinare la vita? Il capitale, le cose, ciò che è morto, accumulato, oppure il lavoro, ciò che è vivo, umano? Das Lebendige, das Menschliche. È anche l'opposizione tra l'avere e l'essere. Das ist genau dieselbe. È esattamente la stessa. L'avere è il lavoro accumulato. L'essere è l'attività umana. Certo, non un'attività semplicemente tale come portare delle pietre da un posto all'altro. Questa non è l'attività umana. Das ist keine Arbeit in einem menschlichen Sinn. Cosa vuol dire essere? Lebendig sein, interessiert sein. Essere vivo, interessato. Vedere le cose, vedere l'uomo,
ascoltare l'uomo, immedesimarsi nel prossimo, sentire se stessi, rendere la vita interessante, fare della vita qualcosa di bello e non di noioso. Aus dem Leben etwas Schönes machen und nicht etwas Langweiliges.